Mamma mia, che animazione! Sembra quasi meglio dei film della Marvel. È proprio una grafica migliore. Occhio, c'è un player, sta fightando! Oh mamma mia, aiuto, aiuto! Bravissimo, sei riuscito a killarlo. Dopo il video in cui ho confrontato la PS4 alla PS5 e la PS5 alla Xbox Series X, adesso è arrivato il momento per tutti gli amanti della PlayStation. E mi raccomando, se anche voi amate la PlayStation, lasciate adesso un bel mi piace di confrontare Fortnite, il nostro caro amatissimo Fortnite, nella PlayStation 1, PlayStation 2 e PlayStation 3. E non ricordo se c'è pure la PlayStation 4, va bene, lo vedremo subito, però mi raccomando. Prima di cominciare, iscrivetevi al canale, è molto importante perché stiamo arrivando ai 19.000, manca proprio pochissimo. Ed ovviamente attivate la campanellina delle notifiche per restare sempre aggiornati. E se ancora non l'avete fatto, negozio oggetti, tasto supporto un creator in basso a destra ed inserite l'unico, solo ed inimitabile codice creatore Gio-X97, tutto maiuscolo. Proprio come potete vedere qui dietro di me ed ancora qui sotto di me, proprio qui sotto, quindi mi raccomando, inseritelo subito. Ed ovviamente è arrivato il momento che tutti stavano aspettando. Se avete inserito il mio codice, fatemi sapere il vostro Diepic qui sotto nei commenti, perché oggi la vostra giornata potrebbe essere molto felice, dato che tra le richieste, se utilizzate il mio codice, potreste trovare proprio quella mia. Mi raccomando, inseritelo subito. Detto questo, andiamo subito al video. Ok, eccoci qua. Adesso vediamo subito la schermata del nostro amatissimo Fortnite da PlayStation 1. Mamma mia, quanto è diverso! Ma io non ho veramente parole. Com'è che un Fortnite può cambiare veramente così tanto? Beh, com'è che può cambiare così tanto? PlayStation 1, che domande fai? Avete ragione, comunque la PlayStation 4 è inclusa, ecco, perché prima non mi ricordavo. 155 di materiale, abbiamo una skin molto rara e tra le più rare del gioco. No, non è vero, ragazzi, una skin normalissima. Vediamo un po', si sta facendo lo scildone. Mamma mia, che animazione! Sembra quasi meglio dei film della Marvel. È proprio una grafica migliore, non chiedetemi il motivo. I player, quanti ne rimangono, non si legge neanche. Però, raga, quasi quasi mi sto commuovendo. Perché Fortnite è veramente uno dei miei giochi preferiti. E vederlo dalla PS1 quasi mi fa scendere la lacrimuccia. Sapete, fatemi sapere nei commenti se anche per voi lo stesso. Attenzione, perché già qua passiamo ad un cambio generazionale super iper mega fantasmagorico. PS2, ecco qua, vediamo un poco. Snowder, ok, comunque chiunque esso sia, 100 di vita. Oh mamma mia, player quanti ce n'è? Io non lo vedo, non... ah, 94. Perfetto, allora già diciamo che qualche differenza minima, molto minima, però comunque c'è. Guardate un po', magari la visuale è leggermente più chiara, animazione forse pelino, piccolo 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 le animazioni, però diciamo che restiamo ancora sempre in tema, insomma, un po' lì, i primi giochi, le prime grafiche, diciamo, tentate di fare bene, quindi già la PS2 rappresenta quasi un'età intermedia, possiamo dire. Ecco, vedete un po', anche il gioco sembra un mini mini più fluido, sempre comunque una skin super super, no, non è vero, è ancora il no skin, ragazzi. Occhio, c'è un player, sta fightando! Oh mamma mia, aiuto, aiuto! Bravissimo, sei riuscito a killarlo. Mi raccomando, se anche a voi interessa vedere la grafica di Fortnite nelle varie console, lasciate un bel mi piace, fatemelo sapere spaccando il tasto del like. 3 secondi questa volta per lasciarlo. Meno 3, meno 2, meno 1. Tempo scaduto, hai lasciato un mi piace? Spero di sì, e condividi il video con tutti i tuoi amici, mi raccomando. Comunque, ecco qua, PS3. Oh mamma mia, però c'è da considerare che poi c'è la PS4 e devo dire che c'è molta differenza tra la PS3 e la PS4. Beh, è normale, genio. Sì, lo so che è normale, però comunque devo dire che rispetto alla PS4 la grafica è molto inferiore. Ma se la dobbiamo considerare con le due console precedenti è molto molto meglio. Vedo comunque una grafica molto più fluida perché io sono un super esperto di grafiche e adesso si riesce finalmente a leggere il numero dei giocatori, che in questo caso sono 28. Beh, diciamo che proprio pro player da PS1 non penso si possa essere, anche se potrei provare se questo video magari arriva a 200 like. Comunque, ok, qui praticamente stanno giocando in trio. Abbiamo il signor Steady e oh mamma mia, il suo amico è morto. Aiuto, guardate l'R blu, non ci credo. Qui dove si trovano? Paradise Palms. Ok, quindi dovrebbe essere, se non sbaglio, Palmetto Paradisiaco. E questo c'era, se non sbaglio, io ho iniziato a giocare dalla metà Season X e c'era Palmetto. Quindi non so, forse dovrebbe essere
Season X. Vabbè, qui ragazzi è l'inizio di Fortnite per PS4. La grafica che a me non è familiare perché ho iniziato a giocarci da metà Season X, però per chi comunque gioca dall'inizio potrebbe essere familiare. Io quando ho giocato io la grafica era un po' migliore, ok? Ok, qui vediamo che c'è un po' di loot a terra, lo sta raccogliendo. Va bene, si dovrebbe fare pure uno shieldone, no, raga? Ma guardate un po' gli shieldoni, comunque in generale gli slot delle armi erano totalmente diversi, no? Questo fucile a pompa è veramente, questo è il mio preferito. Chi di voi lo preferisce? Fatemi sapere quali sono le vostre tre armi preferite nei commenti. Se lo dovessi dire io, sono la prima, lo Scar... Ma gli ha dato un colpo? Ma com'è possibile che l'hai ucciso? Ma voglio avere anche io i suoi poteri. È veramente assurdo. La mia è lo Scar leggendario, la seconda penso il pompa come questo, però dorato, e la terza la mitraglietta tattica, dovrebbe chiamarsi questa, di shot il mech che non si dica. Quarta arma il cecchino. Comunque, mamma mia quanti ricordi Palmetto, ragazzi. Chi si ricorda i miei primi video in rissa squadra a Palmetto? Qui vediamo, sta costruendo, 61 giocatori rimasti. E qui il gioco è molto fluido, raga. Effettivamente killare nemici è pure facile. Attenzione, ritorniamo alla PlayStation 5. No, non sapevo ci fosse pure la PlayStation 5. Ero convinto che ci fossero solo la PlayStation 1, la 2 e la 3. Adesso mi ritrovo pure la 4 e la 5. Vabbè, qui non posso assolutamente dire nulla. Guardate, ecco, ma pure l'emote con l'arena. Guardate un po' l'effetto specchio, è veramente pazzesco. Cioè, la grafica, non posso dire nulla. Davanti alla PS5, veramente, grafica pazzesca. Abbiamo visto veramente quello che è stato il cambiamento di Fortnite. Veramente qualcosa di assurdo. Fatemi sapere se voi avete provato magari a giocare Fortnite da qualche piattaforma, che sia magari la PlayStation 3 o 2 o 1. Io penso mai, però se questo video arriva a 200 like ci proveremo. Guardate un po', qui sta costruendo bene. Devo dire che potrebbe diventare uno dei costruttori più veloci in Italia se solo sapesse costruire. Ecco, non è molto bravo a costruire. E qui guardate un po' che grafica meravigliosa. Abbiamo la bella vista di un tramonto. A quanti di voi piacciono i tramonti? Oh mamma mia, che bella grafica. Guardate un po', pure i raggi del sole, la luce del piccone. Molto suggestivo il lago. Veramente pazzesco. Mi raccomando, condividete il video con tutti i vostri amici. Codice creatore nel negozio oggetti Gio-X97. E così sicuramente potrete ricevere la mia richiesta. Andatemi a seguire su Twitch, perché se avete Amazon Prime vi abbonate gratis e voi volete abbonarvi al mio canale, non è vero? Quindi andatemi a seguire. Comunque, molto belle, penso proprio di ritornare a giocare alla PS1.